Benvenuti in questo nuovo episodio. Cosa abbiamo fatto la scorsa volta? Abbiamo fatto solamente seconda palestra e abbiamo cercato di far evolvere un fottuto coniglio che non riusciamo a farlo, non ci riusciamo. Quindi l'obiettivo di questa live sarà sicuramente farlo evolvere in qualche modo, ma anche quello di raggiungere più o meno la prossima palestra. Sempre se ci riesce. Questa sarà una bella domanda. Ok, aspetto, va bene, va bene. Ma dai! Bene, la prossima rivoluzione ce l'abbiamo già pronta. Quindi non c'è altro che sperare. Vai con il tuo cannone, vai. Porco Giuda! Rendevo! Ma cos'è? No! Madonna! Rendevo! Che cosa bastardissima! Bastardata! No! Bene, bene, bene. Le sfide di doppio sono delle bastardate, cavoli. Io l'ho detto. Faccio bello il crit. Bello, bello, bello. Ok. Ok, vediamo questa evoluzione adesso. Cherubi, vediamo. Un bel spout. Sei io? Sei io? Beh, si evolve subito almeno. Giusto? Sì. No, speravo. Stavo in protetto. Spero che non sia troppo alto il volume della musica. Spero. Perché se no lo devo abbassare ulteriormente. E stranamente, posto delle altre volte che si poteva sentire di tanto e tanto la pubblicità su YouTube, questa volta no. Perché? Che praticamente sono riuscito, diciamo così, a creare un piccolo server in cui mi partono direttamente le musiche. Quindi non c'è un problema per quello. Chiaramente pubblicità su, sì, pubblicità. Oh, ma che cacchio, come si dice, le pubblicità sono appositamente. E le musiche sono appositamente favorite da, come si dice, da YouTube, perché sono musiche senza copyright che si possono scaricare tranquillamente. Quindi
questo. Ma se mi si evolvesse il coniglio, sarebbe tutto. Vuoto asso, per ma che cacchio. Oh, mi ha copiato! Oddio, è una cosa allucinante questa. No. La tattica del ciclo Ramiro. Non mi salvo più. Non mi salvo più. Vai qui, lama. Sì. No. Perché me l'ha fatto prima? Ti pareva, ti pareva. Me la gioco senza quei lava. Vediamo se si evolve questo coniglio, perché l'unica problematica proprio la sua evoluzione. Serena Grace, ok, buono. One shotato, bene bene. 30 cuore. Ma siamo sì. No. Ok. Potresti anche non colpirmi, eh? Oddio. Vediamo magari se evolve questo coniglio. C'è 100. Ok, di sicuro si evolve per Sprout. Ed è buono. Ed è buono. Doppia evoluzione già inizio live. Bello. Non oso immaginare la fine. E dai. Sì. Tanto non era molto efficace, quindi non può essere buio. Cioè, davvero mi ha fatto più danni con Jump Kick. Ma forse perché sta. Non lo so. Cioè, altre mosse. Un altro attacco. E chiaramente. Dall'uomo ci è uscito anche un Togepi. Il problema è che ci metterà un sacco a evolversi. Vesprout si evolve. Oh, bel Mark. Bellino, bellino. Ah, però no. Bellino. Fuoco lotta. Ci sta. Aspetta però una cosa, cos'è Bearspout? Me lo sono dimenticato. Bearspout, Bearspout. Dov'è Bearspout? Che cos'è Bearspout? Ok, non lo sapremo mai. Ma questo qua non si vuole più. Tenere in squadra? Forse no, per il momento. Però vediamo un po' con le evoluzioni finali. Certo ne abbiamo tante altre da fare, ma la prima cosa sarà depositarlo. Successivamente sarà poi a volte di prendere un altro Pokémon. No, cavoli, non ho guardato il tipo di Bearspout, aspetta. Quindi prendiamo per il momento via lui, che potrebbe essere potenziale. Sì, prendiamo. La mia domanda è chi prendere? Si evolve subito? Comunque non qualcuno che si evolve immediatamente. Perché ha un senso. Forse ti dico sin da qui.
mi spia col padre e il figlio. Quindi, prossimo Pokémon da fare nuovi sarà sicuramente qui là, sì, sin da qui. Sin da qui. Tralasciando il fatto che Rune non si evolve, ormai ci sto perdendo speranze. Qui è Rhydon. Fino a quando non trovo Protector non posso farci nulla. Nulla. Qui lava. Stessa questione per il scegliamo destra. Bene, bene. Però la prossima palestra. Oddio, non so neanche cosa mi ha dato. La prossima palestra dovrebbe essere di tipo lotta in teoria. E dovrebbe essere in Belen Lontana. Per il video ci vediamo più tardi. In una prossima evoluzione. Quindi a dopo. Sì, effettivamente c'è un'altra evoluzione di mezzo. Candy, why no? No, cosa brutta. Perché sono nel mezzo di un percorso, cavoli. Quindi vediamo qualcosa. Ma il Babolante è già di solo così. Penso, no? Dio. Dio, che cosa brutta. Bene, da far evolvere adesso. Lucio, almeno quello che si avvicina di più. Bene, ci vediamo. Non dimenticato, ma durante l'ultimo combattimento il nostro Cascoon si è bevuto un bel Pokémon acciaio acqua, un bel rocaio, con delle statistiche un po' da guardare, perché a livello di difese non è niente, ma tutto il resto è buono, diciamo così. Quindi non so neanche se alla fine di tutto sarà dentro il team. Bene, ci vediamo nella prossima. Tipo, Cascun si è. E questa è la evoluzione del fratello di Cascun. Vediamo cosa si vuole. Mio Clamper? Come si evolve questo qua? Come sta cocchio si evolve? Bug Poison? Sì, ha senso. Sai che non mi ricordo più come si evolve? Non penso. No? Non penso che sia questo. Cosa si evolve? No, no. Non mi sembra che possa farlo evolvere. Come hanno detto, posso farlo evolvere? Oddio, potremmo avere un'altra evoluzione, ma quante ne stiamo tenendo quest'oggi? Vabbè, poi subito anche. Quindi, sei io tu nell'erba. Lo cambio. Forse ne troviamo una subito. Ah, c'è erba. Ah, cavoli. Vediamo un po'. Penso che so che sia nuova così. Sì, l'evoluzione. Non me l'aspettavo di avercela. Sableye. Buono. Penso. C'è che brutto per un Sableye. Cioè, questo che cacchio ho cambiato? Cioè. Wow. Ok. Evoluzioni sono evoluzioni senza rendermene conto. Bene, ci vediamo alla prossima evoluzione, se non anche la palestra. Oh, abbiamo catturato un bel Weasel. Che è di tipo. Ok, particolare come typing. Però mi piace. Un'altra evoluzione, e stranamente non è mai quel coniglio, tranne il fatto che non lo sto utilizzando particolarmente adesso. Però, vediamo il Tyrogue, che si muove in Danfloor. Wow! Preferivo le reali evoluzioni. Elettro volante.
Beh, non è neanche così male. Cioè, paradossalmente è meglio di tanti altri Pokémon. Comunque. Adesso il problema principale è far evolvere questo qua. Vediamo lui. Bene, ci vediamo al prossimo. Ok, del tutto inaspettato, si evolve adesso Lucio. Vediamo cosa esce, se un Torriaio oppure qualcosa di genere. Zigzagoon. Perfetto. Di meglio in peggio, letteralmente. Quante cacchio di evoluzioni ci sono? Ha perso anche vita in teoria. Acciaio, acqua e si evolve subito, almeno. Che sì, se Pokémon può. Ok. Dio, questo è anche meglio di quello che avevamo. Ok, ci vediamo tra poco con la sua evoluzione. Il coniglio non si è ancora evoluto. No, un cricketot. No, aspetta, ma io te l'ho catturato questo prima. Oddio. Ecco che iniziano il loop. Vediamo cos'ha. Fuoco, acqua, ma cos'è? Tutto già non si è ancora evoluto quello lì. No. Dopo aver perso una battaglia, sì, quindi paradossalmente Kunin non si evolverà più come anche Togepi. Abbiamo Kakatot. Oddio. Raipeiro. Bellino. Bellino, allora ti tengo in squadra. Fuoco ghiaccio, ok. La per 4 ci sta. Cos'è questo? No, stesso problema che avevo già con quell'altro, che non ha mosse, però va bene lo stesso, va bene lo stesso, quindi magari c'è una mossa appositamente per lui, no, fisica, devo spicciare, ok, aspettiamo a farla arrivare, bene. Adesso sperando nella prossima evoluzione tra Quilava e Buizel e Vanelli. Vado. Bene, l'incontro con il capo palestra. Riusciremo a vincere? Non lo so, ma so che l'ultima palestra abbiamo fatto tanta fatica. Anche per arrivare qui abbiamo fatto tanta fatica. Quindi la fortuna adesso è che Iperio. No, dai. Dai, su. Io voglio che si attivi il Silver Wine. Vai, vai. Vai. Let's go. Buono. Ma non si attiva mai. Lupagni. Attivati. Che hai solo questa mossa. Distruggi pure. Bene. Vediamo una per 4 si è appena preso. Vita. È un critico. Oh mio Dio. Reversalo, vediamo un po'. No, mi sono detto. Mi distruggo da solo. Bene. Qui lava. Vai con Ice Beam. Forse un altro attacco? Io c'ho. Ecco, sapevo che c'era la super pozione. Vediamo di avvelenarlo. Cioè davvero ho buttato giù bestie più grosse di lui, ma faccio fatica a buttare giù questo. Ok, buono. Buono, buono. Buito. Garchomp, che aveva sullo star. Ma non mi ricordo più che tipo fosse. Che noi ce l'abbiamo questo.
anzi, l'abbiamo tenuta tramite un'evoluzione abbastanza particolare. Devo capire. No, mi si è cliccato, vabbè. Scusa. E si è distrutto! Scusami, ma che cacchio? Ma come? Ok. Siamo fregati. L'unico modo è avvelenarlo. Avvelenalo! Oh, finalmente! Mi incazzavo se avessi avuto la luna. No, dai. Pensavo che avesse una pacca. Cioè, già astro. Ok, due Pokémon. Ucco, due. 29. Perché non mi hai colpito? Normalize. Che cagata. Ok. Sì, mi tosse qual è? No. Give up. È un no. Buizo. Thunderwave? Ok, me la devo giocare così. Buono come colpo. Acciaio. Acciaio. Ha fatto trick. Ma trick cosa faceva? Perfetto. Cioè stiamo facendo più abbiamo fatto più fatica con la resta precedente che con questa. E paradossale. Bene. E speriamo che ci sia qualcosa di strano. Un'altra evoluzione. Ci sono troppe evoluzioni quest'oggi. Un ippopotamo. Abbiamo un ippopotamo. Penso che si evolva anche subito. Oh cacchio. Vediamo. E così abbiamo preso anche la terza palestra, dopo mille difficoltà. Che mossa ci ha dato? Reflector, quindi perfetto. Quindi, vediamo l'ippopotamo. Ghost Roach. Ci sta? Paradossi. Minchia, questo non è male. Almeno l'abilità. Le statistiche dobbiamo controllare un attimo. Però. Beh, vai. Abbiamo preso anche un'altra medaglia. Dopo mille avversità e difficoltà. Adesso, qual è il nostro obiettivo? Chiaramente, far evolvere Panei risulta quasi impossibile. Perché durante la palestra, diciamo così, c'è morto. Appunto, un allenatore intermedio. Che aveva di tutto di più. E adesso dobbiamo affrontare il nostro amico Perry. Ok, come l'avevamo chiamato. E molto probabilmente non c'è uno scontro. Ah, eccolo, fate. Infatti. Adesso dobbiamo vedere un attimo come sistemare questa cosa. Ok? Lo vedi? Adesso si sta facendo un po' più difficile il gioco. Se all'inizio avevamo una marea di
difesa dai vari livelli, adesso sono quasi uguali. Questo implica solo una cosa, che più andiamo in là, più avremo difficoltà a essere allo stesso livello o superiore. Sì, ma che cacchio, spoiler anche. Ah, però non mi può attaccare, questo è buono. Quindi, dicevo. Quindi sarà molto particolare questa situazione. No, dai, non puoi iniziare così. Ok, perfetto. Spoiler, boiate. Thunderbolt va bene. Ok, perfetto. E giù il primo. Nidoran maschio. Oddio, c'ho paura. Bello. Cioè, questo è un tipico Pokémon che non ti aspetteresti mai che faccia così tanta strada. Eccomi ritornato. È incredibile quando non si può neanche lavorare in santa pace. È incredibile. Nemmeno. Non sapevo cosa dire alla fine. Ok, però. No! Bossing fa quanto ride. Ah, che noia, veramente. Quando si vuole lavorare un attimo non si può neanche. È micidiale. Cioè, un momento di pace, un momento in cui si può lavorare, non è che gli chiedo molto. Allora, aspetta, mi sono curato. Ok, come fai a essere ancora vivo questo? Lucario. Ma io ho qualcosa che posso fare. Cacchio, acqua. Acciaio è difficile. Dai, ma non è possibile. Diciamo che anche questo combattimento è stato abbastanza facile, anche se i livelli, come dicevo prima, si stanno avvicinando parecchio. Questo perché la curva di esperienza per far crescere i vari Pokémon è incrementata.
ed è molto, ma molto lenta. Devo prendere anche l'uovo, mi sa, no? Fammi vedere un attimo. Mi ricordavo che ci fosse un uovo qua. Vabbè. Vabbè, non si sa mai. Ramo buono. Oddio, no. Ok, vediamo. Vediamo un po' adesso. Andiamo, un bel incontro. Vediamo un attimo. Se è forte. No, niente. Bene, bene. Per la registrazione io dico. Sto poi un attimo qua. Quindi prendo più tardi. A dopo. Tempo abbiamo trovato una bella paperotta. Davvero acquagolante. Per fortuna che ho messo il doppio tipo forzato. Bene, tu sei il piccolo Gator, sapevo. Vediamo la prossima cattura. No, un attimo. Video dicendo che le lotte in doppio potrebbero creare problemi. Vediamo questo combattimento come sarà. Chiaramente ormai con cui lavo io posso fare bene altro che un high speed, perché è l'unica mossa che uno non perde accuracy e due che è un po' decente. Oddio. Posso fare questo? Tanto attacca per ultimo. Ok, 32. Non potrebbe essere malaccio. E forse magari si vuole anche 32. C'è una cosa strana con i Pokémon di Yoto, in cui i stati si evolvevano prima rispetto agli altri. Non si sa come mai. Ok. Vai, vediamo. Ok, quindi devo. Se non è tanto efficace. Ma dai! Il 50% ha aiutato, il 50%. Per la Madonna. Proviamo. Si sapeva. Arancio. Lui si sta mangiando. Ma come un altro 50%? Ed è vivo! Ed è vivo! Arbok. Ed è vivo! È lui! No, non è lui. Non è possibile che mi ha preso 3 volte 50% questo. Forse ce la faccio. Oblivious, va bene. Magari anche un'evoluzione particolare esotica che potrebbe rendermi felice. Potrebbe evolversi l'ippopotamo adesso. Sono abbastanza arduo queste lotte in doppio. Dio. Ya, congelato. Non ancora? Ancora un attimo. Bene. Io direi che forse se prendiamo lo strumento giusto. A 7. Vabbè. Dicevo che ci poteva stare questo combo, ma qual è il problema? Che adesso noi abbiamo bisogno di far evolvere qualcuno. Almeno io voglio che Brunelli si evolva. Non è possibile che Genzi sia evoluto, mentre questo coniglio non ancora. Vabbè che è morto una volta, ma c'ha anche la, diciamo, la campanella. La campanella, come si chiama qua?
Penso che alla fine di questo combattimento avremo sicuramente un nuovo Pokémon. Sicuramente Quilava non è abbastanza rotto. Congelamento. Quindi ti faccio. No. Non mi puoi iniziare il Roar Style, dai. Pago a tempo. Un Bequit. Ah. Neacross. Il problema principale è che io sto allenando 5 Pokémon. Me ne serve un sesto. Vai, attacca. Ok, buono. Gas Note. Non commento, per favore. Per favore, nessuno ha visto niente. Ma di che tipo è questo? Forse è acciaio. Che tipo è? Dai, 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 ancora Pokémon grossi mi servono. Voglio questo Pokémon. Dreschi. No. Copycat. È stupido come mossa, però vediamo se me lo fa ancora. No. Cavolo, mi aspettavo un bel copycat. No, ma come? Ah, l'ultima mossa che è stata effettuata. Ok. Sostituisco fa. Io non commento, cioè. Lo panni? Vabbè. Ok. Pago a tempo. No, eh. Cioè, lui che shotta è alquanto esotico come cosa. Ai, anche l'altro non ha mosse per attaccarmi, quindi va bene. Ti uccido di veleno. Ti uccido. No! Ah! Ma aspetta, l'ho presa soltanto o l'ho anche mangiata? Tu hai anche mangiato. Ok, perfetto, perfetto. Bene, morto. Anche questo non ha mosse. Voglia te questi combattimenti così tediosi. Vabbè, mando direttamente a lui. Mando direttamente a lui. Tanto. No, filtro. Non ho più quello che serve per filtrare i danni. Bene. Oddio mio. Thunderwave. Mi hai rotto. Come? Accia. Oh mio Dio. Cioè, questo lo devo capire. Cioè, io non ho Pokémon per. Aspetta. La rossa ha forte beat up. Cioè, sto facendo più fatica a sconfiggere questo che altro. Allora, aspetta. Tu c'hai una mossa lì, no? Proviamo. Perché è immune a una mossa.
agonia questo combattimento. Cioè, da il miss, da il fatto che recupera vita e vale vale. Perfetto. Adesso il cannone è vinta. In teoria. Oh mio dio. Livello 30. Vediamo il prossimo Pokémon evoluto. No, io direi che per il video oggi è tutto. Al limite metterò anche la clip dell'ippopotamo e del coniglio se riesco. Per oggi direi che è tutto. Ci vediamo in prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video, vi dico di iscrivervi al canale e lasciare un like. Ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!